Ciao ragazzi, Antonio Ricco di lezionidichitarramoderna.com con un nuovo tutorial. Oggi voglio mostrarti come poter suonare Somebody That I Used To Know di Gautier. Questa qui è una delle mie canzoni preferite di tutti i tempi, c'è poco da fare, è veramente un capolavoro. E poi considerando soprattutto che fa uso soltanto di due o tre accordi, due accordi nel verso e tre accordi nel chorus. Un maestro, c'è poco da dire. Prima di passare alla lezione volevo giusto raccontare un pochettino un aneddoto raccapricciante, a mio avviso, sul brano. Ossia il fatto che Gautier, cosa ha fatto quando ha scritto questo brano? A lui piace utilizzare i samples. I samples sono praticamente dei pezzi di musica che vengono presi da altre registrazioni. Quindi, per esempio, in questo caso, cosa ha fatto? Ha preso un album di Louis Bonfa, che è un musicista, cantante, chitarrista brasiliano, bossa nova, e ha preso giusto dei pezzettini della registrazione e li ha messi nel master, quindi li ha usati appunto per creare la base musicale di questo brano. Adesso se andassimo a sentire le due registrazioni, cioè non si sente nessuna somiglianza di nessun genere tra i due brani. La melodia è completamente diversa, il genere è completamente diverso. Ha utilizzato giusto alcune parti di chitarra dell'intro e ha creato un riff e poi da lì ha composto il brano. Però, che cosa è successo? Che dopo il successo del brano, lui lo va anche a raccontare in giro che ha fatto questa cosa. Cioè, nessuno lo avrebbe mai neanche lontanamente immaginato, ok? Però lui lo va a raccontare in giro e quindi che cosa succede? Che gli eredi di Bonfa prendono il telefono e gli dicono: senti, ma quel brano come facciamo quando ci arrivano le royalties, i diritti d'autore? E così è stato costretto a regalare praticamente il 45% delle entrate di questo brano agli eredi di Bonfa. Adesso, ovviamente è giustissimo, cioè ci mancherebbe altro. Però la mia domanda è questa. Cioè, Gautier, ma un chitarrista in zona che ti suonasse quel riff non c'era, che ti costava di meno? Cioè, mi chiamava a me, te lo facevo per $1000, dai, $2000 te lo facevo. E invece gli è costato un bel po' di milioncini. Ovviamente uno impara anche da queste cose qui. Quindi mi raccomando ragazzi, se scrivete brani, non fate queste cose, non usate i sample di altri album, a meno che non è proprio estremamente necessario. Ma in questo caso qui, a mio avviso, bastava chiamare un chitarrista professionista e farsi registrare la parte e si sarebbe risparmiato un bel po' di soldini. Comunque sì, andiamo adesso a vedere il riff. Ok, sono due semplici accordi in questa prima parte. Io adesso li ho trasportati in una diversa tonalità da quella originale perché c'è un si bemolle, quindi non volevo spaventare un pochettino i principianti, ok? E quindi te la mostro in questo modo. Tu volendo, se la vuoi suonare in tonalità originale, basta mettere un capotasto al terzo tasto e ce l'hai in tonalità originale, oppure puoi anche decidere di usare il si bemolle, ok? Adesso te le mostro in tutte e due le versioni. Allora, che cosa succede? Che qui abbiamo il primo accordo, è un si minore settima. Questa è diteggiatura della minore settima spostata avanti con il barré. Ok? E poi l'altro accordo è un La maggiore, che in effetti io lo stavo suonando in questo modo, utilizzando questo semi barré. Ok? Perché sto suonando soltanto le quattro corde interne, in effetti, quindi non mi serve avere il mi cantino, mi viene più semplice fare questo passaggio, in effetti, dal si minore col barré al la, come vedi, è alquanto semplice farlo in questo modo. E quindi perché complicarsi la vita? Non c'è scritto da nessuna parte. Ok, quindi questi sono i due accordi. Adesso guardiamo al movimento del basso, dove abbiamo il basso che viene suonato sull'1, poi sul levare del 2 e poi sul 3 andiamo sull'altro basso, che è il la. Quindi
po' di nuovo sulle varie del 4 e poi ritorniamo. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Gli accordi li piazziamo sul secondo e il quarto battito e quindi avremo il Si minore settima sul 2 e sul 4 andiamo sul La. Quindi 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. In questo modo. Adesso mischiamo il tutto, quindi il movimento del basso con l'accordo per avere il riff completo e quindi avremo così. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, 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 1. Ok, quindi questo qui è l'intro verso. Poi per il chorus aggiungiamo semplicemente un altro accordo che è il nostro Sol. E quindi avremo 1, 2, 3, 4, Sol, 2, La, 4 e ritorniamo da capo. Quindi Si minore, 3, La, 4, Sol, 1, 2, La, 3 e 4. Tutto qui. Ok? Quindi adesso suono questa sezione assieme. 3 e 4, 1, 2 e 3. Se volessimo suonarla in tonalità originale, invece dobbiamo spostare il tutto qui sul quinto tasto, abbiamo il Re minore settima, ok? La stessa identica diteggiatura, soltanto che adesso gli altri accordi verranno a essere suonati col barré, quindi avremo il Do in questo modo, dove spostiamo il La qui, con radice sul terzo tasto, e il Si bemolle è la stessa diteggiatura adesso con radice sul primo tasto. E quindi avremo 1, 2, 3 e 4, 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 1. Questo qui sarebbe l'intro verso, mentre il chorus aggiungiamo il Si bemolle, quindi 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok ragazzi, questo è quanto per questa lezione, spero che ti stia aiutando a migliorarti con la chitarra. Mi raccomando, offro una masterclass gratuita di 4 ore per chitarra, dove affronteremo diversi argomenti tipo il fingerstyle, i primi accordi, la chitarra solista, i primi assoli e licks, eccetera, c'è il libretto degli accordi, il libretto delle scale, quindi c'è veramente tantissimo materiale. Non perdere questa occasione di imparare, sono 4 ore di masterclass. Clicca sul link che trovi sul video oppure che trovi nella descrizione. E poi mi raccomando, queste lezioni sono gratuite, quindi un pochettino di supporto fa sempre piacere. Se ti piace, clicca mi piace, condividila con i tuoi amici e poi se hai delle domande puoi sempre lasciare un commento. Ok ragazzi, grazie per l'ascolto, alla prossima!